Oh, buon pomeriggio, mamma mia, lo so, sto facendo le ore piccole, poi con questo caldo, l'estate, sto soffocando, sto morendo, sono dilaniato, come, lo so, non mi sopportate più perché sono come una ragazza col ciclo, che poi come sono le ragazze? Sì, lo so come sono, però perché lo... No, vabbè, lasciamo stare, dai, lasciamo stare che è meglio. Però dovete sopportarmi un altro po', ma io da settimana prossima inizio a contare i minuti. Adesso faccio ancora la conta con le ore, settimana prossima con i minuti, affinché quest'estate finisca, perché non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Sono l'unico su questa faccia della terra che non sopporta l'estate. Sono l'unico, va bene, mi piace così, mi sta bene così, però non vi interessa. Ok, allora andiamo avanti. Sanchez ancora deve arrivare? Siamo d'accordo, sì, ancora deve arrivare. Poi ne parleremo magari in separata sede del perché non arriva, ma sono sicuro arriverà. E già ce la menano, già ce la menano, già un pochettino arrivano quei messaggi provocatori. E oggi poi è arrivato, tra l'altro, un altro messaggio da parte di un estimatore che è stato un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, vaso traboccato, finito a terra, acqua da tutte le parti, ho dovuto pulire, vabbè, dettagli. Ma appunto perciò, voglio riportare questo messaggio e argomentarlo insieme a voi. Perché sì, perché a un certo punto mi fermo e analizziamo. Analizziamo quanto si dice su Sanchez e su Lukaku. Sentiamo il messaggio, sentiamolo per bene, ascoltiamolo tutti quanti, io ci sono in questo momento, magari ci sei tu che stai ascoltando tutti quanti, vabbè, ascoltiamolo e ne parliamo. Se trovo prima il messaggio, che puoi trovare un messaggio trovato. Ascoltate e... Volevo sottoporti a una domanda, sono un tuo ammiratore. Sentiamo, oh, grazie, sentiamo. Secondo te la frase seguente come va interpretata? Quale frase? Purtroppo sono solo esuberi del Manchester United. Una volta l'Inter prendeva i migliori. Questa è la frase. Io in questa frase capisco che l'acquisto di Lukaku e ed eventuale di Sanchez, ancora non è ufficiale, sono solo calciatori in più, cioè quindi meno forti, perché esuberi del Manchester United. Vero? Invece io non sono d'accordo su questa frase che un mio amico ha pronunciato, perché esuberi del Manchester United non vuol dire meno forti di altri, perché ricordo in passato esuberi del Real Madrid come Schneider, come Campiasso, che hanno fatto le fortune di altri club. Quindi esubero del Manchester United o del Real o del Barcellona non vuol dire meno forte, secondo me. Secondo te? Voglio una risposta da parte tua e se possibile anche un sondaggio per vedere se la pensano come me o in un altro modo. Grazie, un abbraccio Neschio, ciao! Un abbraccio a te, un abbraccio a te, caro. Allora, innanzitutto facciamo partire allora questo sondaggio. Mi metto qui la domandina e l'opzione, va bene? Ve la metto, ve l'ho messa, sondaggiamo. Allora, purtroppo sono solo degli esuberi. L'Inter una volta prendeva i migliori. Questo è il pensiero comune che si è diffuso. È vero, questo è il pensiero comune. Allora, finché si dice sono degli esuberi, io dico vero, cioè è vero. Io non sono qui a negare l'evidenza. Lukaku e Sanchez sono degli esuberi dello United ed è verissimo, ed è verissimo. Ed esubero poi cosa significa? Esubero significa uno scarto, se vogliamo, perché un allenatore, no, fa delle scelte, mette in una rosa competitiva, cioè che mette, privilegia alcuni giocatori anziché altri per la funzionalità del proprio modulo, quindi fa delle scelte e chi non viene scelto appunto è uno scarto. Gli esuberi sono degli scarti. Siamo d'accordo, eh? Siamo d'accordo.
Io sono d'accordo. Sanchez e Lukaku non erano al centro del progetto Manchester United. Quindi sono degli esubi, sono degli scarti. Occhio però, alt, qui sono d'accordo pienamente con appunto l'estimatore. Sono d'accordo con lui, dicendo che non significa che non siano i migliori. Non sto dicendo che Lukaku e Sanchez saranno i migliori. Arrivati all'Inter si reputano. Ci dimostreranno i migliori. Questo è il futuro, non lo possiamo prevedere. Ma non è detto che siano meno forti solo perché sono stati scartati. Assolutamente. E lui citava degli esempi. Io ne posso fare tantissimi altri di esempi. Il Real Madrid, per esempio, ha sfornato un sacco di esuberi, se vogliamo. Giocatori che poi hanno fatto le fortune in altri club. Vogliamo pensare a Robben, eh? Dopo 2 anni di Real Madrid va al Bayern e lì diventa l'ala forse più forte degli ultimi 15 anni, non voglio dire cazzate, gli ultimi 10 anni, eh? Robben, pazzesco. Robben, assoluto, un campione assoluto. Eppure era stato considerato uno scarto dal Real. Ma lo stesso Higuaín al Napoli. Il Real Madrid ha privilegiato Benzema, ha ceduto Higuaín e Higuaín al Napoli ha fatto piovere e nevicare a Napoli, alla Juventus, Higuaín, ha citato Cambiasso, ha citato Schneider. Cioè, il fatto di andare a prendere dei giocatori che non sono più al centro di un progetto non significa minimamente che siano scarsi o che non possano essere i migliori, perché poi possono essere anche i migliori. Ma già basta pensare quanto guadagna Sanchez. Sanchez guadagna 12 milioni l'anno. 12 milioni l'anno guadagna Sanchez. Per arrivare a guadagnare 12 milioni l'anno, vuol dire che forse sto giocatore così scarso non lo è. Cioè, è una cosa abbastanza, vuol dire che nella sua carriera qualcosa l'avrà fatta. E poi, ragazzi, in un calcio prettamente tattico, stiamo parlando di un calcio prettamente tattico, gli allenatori vogliono dei giocatori funzionali. Vogliono dei giocatori funzionali. Per un determinato gioco vanno bene determinati giocatori. Quelli che restano fuori magari sono anche più bravi, ma vanno bene per un altro determinato gioco. Quindi sono discorsi da bar. Sono discorsi da bar. Un esubero non è forte? No, è un discorso da bar. È un discorso veramente basso. Un discorso veramente inutile. Veramente inutile. Cioè, ma stiamo scherzando? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ripeto ancora una volta, con questo non significa che magari Lukaku e Sanchez poi saranno fenomenali all'Inter, ma possono fare comunque le fortune dell'Inter nonostante siano stati messi fuori. Ne abbiamo un'altra dimostrazione. Icardi. Icardi è diventato un esubero all'Inter. Esatto, è stato messo fuori dal progetto. Ma Icardi fino all'anno scorso era il giocatore, era la stella indiscussa, stella indiscussa dell'Inter. E tutti lo volevano. Ma tutt'oggi credo che qualsiasi squadra, almeno in Italia, vorrebbe averlo, eh? Altrimenti non riceveva offerte dalla Roma, non aveva le simpatie di Paratici, non riceveva offerte da De Laurentiis. O sbaglio? Non sbaglio, sarà quel che sarà, ma non possiamo dire che sia un giocatore scarso. Eppure è un esubero dell'Inter. Ma chi lo prenderà Icardi, secondo me, farà un ottimo affare per quanto riguarda le prestazioni del giocatore. Poi magari c'è un contorno dietro che lasciamo stare, e allora lì poi bisogna analizzare tante questioni. Ma chi crede che prendendo degli esuberi di altre squadre faccia un errore, sbaglia. Di grosso, ma veramente di grosso. La stessa Juventus, faccio l'ultimo esempio e poi concludo. Scusate se mi gratta. La stessa Juventus, se andiamo a vedere, ha due rose, cioè quelli che non giocano titolare nella Juventus, che possono considerarsi allora degli esuberi. Se facciamo un'altra rosa, la seconda squadra della Juve arriva al vertice, arriva lì, arriva a giocarsi il campionato con la prima squadra, con il Napoli, con l'Inter.
con il Milan, metto altre squadre perché poi dice sei presuntuoso, no, anche io Milan, mettiamo Roma, mettiamo quello che volete, ma se la gioca lì. Quindi non, ragazzi, le squadre di un certo livello non hanno solo una rosa di titolare, è normale che poi arrivate ad una certa età con un determinato ingaggio si cerca un po'. Non puoi tenerli tutti, il discorso che fai in Manchester, non puoi tenerli tutti. Allora c'è chi non rientra nel progetto perché l'allenatore vuole giocare in un determinato modo. Perciò veramente è un discorso da bar. Esubero scarso? No, assolutamente. Esubero non significa scarso. Chi dice che appunto prendendo gli esuberi non prende i migliori, come il ragazzo di cui ha parlato l'estimatore qua, dice una cavolata, dice una minchiata, scusate se mi prendo, dice una scemenza, perché non significa affatto un esubero, non è un giocatore scarso. Ma ripeto, questo è un discorso generale che poi possiamo anche entrare nel merito di Sanchez, ma questo è un discorso generale e ne abbiamo fatti di esempi e se ne possono fare di altrettanti. Quindi che ben venga Sanchez all'Inter, lo aspettiamo. Ne parlerò in un altro video, magari per vedere quando e come si arriverà, ma arriverà. E basta, basta. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Il sondaggio l'abbiamo lanciato, rispondete. Un grande abbraccio da Nesk. Un grande abbraccio da Nesk. Questa maglia non mi piace, avete detto che non mi piace, non mi piace, non mi piace. Non la devo mettere, la metto. Vabbè, non mi piace. Un grande abbraccio e i super scarsi. Bah, non lo so che c'ha la gente in testa. Un grande abbraccio da Nesk.